Sentire piangere un cucciolo di capriolo è qualcosa di veramente struggente. Lo è ancor di più se l'animale zigzaga all'interno di una strada a scorrimento veloce, solo, impaurito, circondato da cani randagi, quindi non appartenenti alla fauna selvatica protetta, che vogliono aggredirlo. Questo è il caso in questione. Pertanto è stato ritenuto assolutamente necessario recuperare l'animale, facendogli magari perdere la propria selvaticità, e affidarlo alle cure del reparto Carabinieri Biodiversità. Se è vero quindi che la fauna selvatica protetta non va mai toccata per evitare conseguenze per gli animali stessi, in questo caso l'animale è stato curato, nutrito e ad oggi gode di ottima salute.